a colori, colorare il mio destino, e rubare un sogno a fuori, lo sai, quel sogno cos'è? Lo sport, ragazzi, lo sapete bene, è molto importante l'allenamento fisico, è importante la preparazione tecnico-tattica, insomma, e tutti gli elementi sono assolutamente fondamentali, ma da un po' di tempo a questa parte si dà molto peso anche all'allenamento psicologico, che poi spesso e volentieri diventa veramente la discriminante tra un campione e un atleta qualsiasi. E allora noi parliamo con un psicoterapeuta dello sport, che è il dottor Francesco Prisco. Buonasera Francesco, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. E allora, gli sportivi si allenano, è vero, ci sono i trainer, i mister, gli allenatori, i preparatori atletici, e però oggi più che mai, anche a causa dei ritmi che tengono gli sportivi, il tuo ruolo, ovvero quello di psicoterapeuta dello sport, è un ruolo fondamentale. Sì, devo dire che l'aspetto mentale oggi acquisisce una grandissima importanza e, come dicevi poco fa tu, spesso la differenza tra il campione e chi arriva secondo è proprio questa, la capacità di utilizzare le proprie risorse mentali, anche se tecnicamente o atleticamente si è magari più forti, poi l'aspetto mentale a certi livelli Anche perché ricordiamo che qualsiasi gara più o meno lunga nel tempo, io penso agli incontri di tennis di 5 ore piuttosto che alle partite di calcio nelle quali magari si arriva ai supplementari e bisogna trovare le forze supplementari, a quel punto non conta più tanto la forza fisica piuttosto che quel po' di fiato in più, ma conta la lucidità mentale di sapere esattamente come spendere quelle forze residue che ti rimangono. Assolutamente, tra l'altro mantenere la concentrazione in queste partite è molto lunga, non è una cosa semplicissima, ma è una capacità che può essere allenata anche per esempio nelle maratone. Ti dirò di più, tu parlavi della fatica fisica, anche quella può essere gestita attraverso un atteggiamento mentale positivo, cioè può farci sentire meno la fatica. E quindi farci fare una prestazione migliore. Una prestazione migliore, sì. La cosa bellissima che mi dicevi tu prima è che a te, in questo caso a te, ma alla figura, diciamo, del professionista, si rivolgono non solo i campioni, i grandi professionisti, ma anche chi fa sport amatoriale, perché diciamo che la prestazione viene migliorata. Sì, per me è molto importante che la gente si diverta, arrivi a conquistare il proprio benessere attraverso la pratica sportiva. Io mi occupo anche di corsi che applicano tecniche di meditazione, per esempio alla corsa. Questi sono dei programmi, dei protocolli che sono aperti assolutamente alla gente comune. Poi, tra l'altro, oltre ad essere psicologo dello sport, sono anche psicoterapeuta. Mi capita molto spesso di consigliare determinate discipline sportive a dei pazienti, per esempio se c'è un problema di controllo dell'aggressività, le arti marziali hanno un'ottima efficacia perché ti permettono di scaricare di controllare anche, di conoscerti, di avere quella consapevolezza emotiva in più che ti consente poi di gestirti nei momenti in cui magari hai qualche difficoltà a contenere le emozioni più pericolose. Dottore, diciamo, quando l'atleta si presenta a te la prima volta, qual è la prima cosa che fai? Che fai? Un'anamnesi psicologica? Che fai? Allora, intanto devo dire che gli atteggiamenti sono due da parte dell'atleta o della squadra sportiva. O si aspettano il miracolo o sono assolutamente scettici e vengono a dimostrare loro stessi. Si comincia a insalire il lavoro. Sì, certo, prima si fa un'anamnesi, devi conoscere la vita, la storia da atleta della persona che hai di fronte, ma anche che tipo di ragazzo è stato, come è cresciuto, che tipo di supporti e di sostegni. Quindi tutto ha avuto, ciò che ruota attorno alla sua vita, sì, da sportivo. Per cercare di capire quali possono essere le risorse, tutte le risorse positive che possono aiutarti nel percorso, oppure gli ostacoli. Poi si studia un allenamento? Poi si fa, sì, a seconda dell'esigenza. Io non parlerei tanto di problematica, perché sì, gli sportivi arrivano anche per migliorare, certo, le proprie competenze. Ecco, l'allenamento che tu mediamente consigli qual è? Cioè, cosa si fa? Allora, intanto si parte sicuramente da una conoscenza di sé. La cosa fondamentale che si deve fare è quello di sapere lavorare, imparare a lavorare per obiettivi, che sembra una cosa semplice, banale, ma ti assicuro che non è assolutamente facile. Lavorare per obiettivi significa anche poi fare riferimento e scoprire magari quali sono quelle risorse che nei momenti
per esempio di prestazioni elevate, ci hanno sorretto, ci hanno permesso di entrare in quella condizione ideale. Quindi si va a lavorare, a scoprire, a lavorare su quelle competenze e risorse che già possiedi, ma che potenziandole ti aiutano ad entrare nella migliore prestazione. Anche perché, dottore, io credo che il tuo ruolo sia importante non solo nel momento in cui devi migliorare la prestazione, ma anche per alcuni atleti che a un certo punto al top credono di essere arrivati e poi pensano che a quel punto mantenere quel tipo di ritmo sia impossibile, invece no. Sì, quello è un caso in cui sapere trovare nuovi stimoli, sempre nuovi stimoli, quindi sempre nuovi obiettivi ti aiuta a non cadere nella noia oppure nell'abbandono della disciplina. La prima cosa che tu consigli a un atleta, che so, un tennista che sta vincendo facile la partita, e capita tante volte, e improvvisamente la partita cambia e quel match si perde. Il tennista a quel punto che dovrebbe fare? Quando si deconcentra, quando sbaglia tutti i colpi anche più facili, dovrebbe astrarsi da se stesso, che dovrebbe fare? Deve rimanere assolutamente collegato con il momento presente, non divagare con la mente al passato, ad altre prestazioni negative o a un futuro, a un'aspettativa negativa, ma riuscire a mantenersi collegato con il presente. Deve essere il suo gesto. E quindi presente a se stesso. E su questo tema è molto bello, per esempio, il libro che ha scritto Agassi, dove è vero, parla della sua storia da bambino, il suo rapporto con suo padre. Lui detestava il tennis, lui odiava il tennis. Ha odiato pure il padre perché lo costringeva a giocare moltissime ore al giorno sui campi, e quindi ha perso molta della sua adolescenza, della sua infanzia. Agassi ci racconta benissimo l'importanza di rimanere legato al momento presente, mentre molti altri giocatori si facevano sfuggire quest'ancora, diciamo, e quindi uscivano fuori dal match con la testa, quando si dice io non c'ero con la testa, e poi iniziano a sbagliare e nervosirsi. Dottore, grazie veramente, poi ci ritroviamo in trasmissione magari e ci svelerai, se puoi, qualche trucchetto anche per gli amanti dello sport. Grazie ancora a Francesco Prisco, psicologo e psicoterapeuta dello sport.